Questo è l'arpeggio che introduce un giorno dopo l'altro che Luigi Tenco musicò negli anni 60 su parole di Chomel. È uno dei più belli arpeggi per chitarra che io abbia mai sentito e devo dire che è veramente molto bello. È in tonalità di re, sostanzialmente. La posizione sono il dito 2 sulla terza corda al secondo tasto e il dito 3 primo tasto, al secondo tasto, però alla prima corda. E la melodia è data dal Si a vuoto, Do diesis, che prende l'indice, Do naturale, Do diesis, e sì di nuovo. È molto scarna la melodia, però combinata con armonicamente viene bellissima. Inizia con, allora, 4, 3, 2, 1, quarta, terza, seconda, prima corda, pollice, pollice, indice medio. Questa è la nota della melodia, il Si. L'indice va subito sul Do diesis dopo questa prima parte dell'arpeggio e suona, quindi suona la seconda corda con l'indice e poi la quarta e la prima. Poi l'indice si sposta sul Do naturale e qui suona seconda, quarta, terza, prima corda. Se sentite seconda, quarta, prima, seconda, quarta, terza, prima. La faccio sentire insieme a quell'altra. Quarta, terza, seconda, prima, seconda, quarta, prima, seconda, quarta, terza, prima. Poi la melodia ritorna sul Do diesis. E anche qui fa sempre seconda, quarta, terza, prima. Quindi sentite, Do diesis, la melodia, prendiamo sempre la melodia. Seconda, quarta, terza, prima, seconda, Do diesis, quarta, terza, prima.
ve la rifaccio tutta dall'inizio. Quarta, terza, seconda, prima, seconda, quarta, prima, seconda, quarta, terza, prima, seconda, quarta, terza, prima. Sentite come prende vita, no? Come un disegnatore che vedete che comincia a disegnare qualcosa di cui non capite il soggetto, non capite di cosa tratta, e man mano che il disegnatore disegna, vi appare invece ciò che il disegnatore vuole raccontare, no? È la stessa cosa. L'ultima parte è sempre la melodia Si, perché la melodia è Si, scusa, Si, Do diesis, Do, Do diesis, Si. L'ultima parte è quindi di nuovo Si, quindi seconda corda, però l'arpeggio è pollice, pollice, quindi quarta, terza, indice medio. Sempre dalla quarta all'ultima parte. E ve la rifaccio tutta, quindi uniamo tutte le parti. Quindi, quarta, terza, seconda, prima, seconda, quarta, prima, seconda, quarta, terza, prima, seconda, quarta, terza, prima, seconda, quarta, terza, seconda, prima. Ve la rifaccio tutta. E il re rimane sempre qui, eh? Il 2 e il 3 rimangono sempre. Questo è un re sesta, re settima più, re settima più, re sesta. Un po' più intenso sull'indice.
sottolineare la melodia. Va bene, buon lavoro e grazie.